Quando mai mi ricapiterà di vedere un alboreto in spiaggia, ma con la bici? Ogni volta sono sempre io, sofferente, che tiro qualcosa. Lo chiamavano il turista. C'è la Swell oggi. Bello il tuo crapone in mezzo alle palle. Che scusi? Maremma. Voglia di... In Toscana, ragazzi, è proprio così che funziona. Mare e poi montagna in un batter d'occhio, ragazzi. Abbiamo appena girato l'intro del nuovo video di Red Bull, che tra l'altro trovate già in descrizione questo video. Raccomando, ragazzi, cliccate il link in descrizione per vedere il nuovo episodio di Red Bull alla Miata Freeride. Adesso noi puccetto, perché e poi... non bisogna fare i turisti. Giusto? Come Ivo. E poi noi ci vedremo direttamente alla Miata Freeride. Intro! Buongiorno arboreto. Buongiorno. Vi mostro un arboreto appena sveglio da vicino, ragazzi. Hai visto che c'è la nebbia? Ragazzi, dovete sapere che... Allora, aspetta. Ok, ho detto, vabbè, faccio un bel time lapse del sorgere del sole. Punto della sveglia alle 6. Mi alzo. Ecco, io mi sono svegliato alle 6 e ho visto tipo questo, ma ancora peggio. Adesso ci ripigliamo un attimo. E poi, ragazzi, si gira anche oggi. Giusto, Albi, si gira? Giusto, ok. Adesso andiamo a far colazioncina per ripigliarci. E poi andremo lo stesso a fare qualche lappino, sperando che si apra un po' questo nuvolo. Allora, ragazzi, proverò a fare colazione con Y-Food, che probabilmente avete già visto nei miei precedenti video. È un pasto sostitutivo, quindi si beve e vi dà tutti i valori nutrizionali di un pasto. L'altra volta ho provato col pranzo, oggi voglio provare colazione a vedere se fino a pranzo mi tiene. Assolutamente, come energie vi dà tutte le energie necessarie, ma mi sentivo un po' lo stomaco vuoto, quindi questa volta ho preso comunque una briochina da mangiare, mettere nello stomaco, oltre a tutta la bottiglietta di Y-Food. Straight to the stage, they love me. Tra l'altro, ragazzi, questo qui è il nuovo gusto cocco. Vi ricordo che se usate il codice sconto TESTA10 nel link in descrizione al checkout avrete il 10% di sconto. Ragazzi, se vi potessi solo dire quante volte l'arboreto è andato in bagno da ieri a stamattina. Ma perché, allora, ragazzi, se si mangia di più, si va in bagno di più, è normale. Sì, ma ragazzi, a voi vi sembra normale andare in bagno da ieri sera, no, a darci giù di corpo? Sera, almeno 5 volte, ragazzi. Mi dissocio. Siamo veramente in un posto spettacolare, ragazzi. Dall'aria di tranquillità alla Miata, incredibile. Proprio sei in vacanza toscana, mangi pici, sei tranquillo. Ragazzi, stasera grigliatina in un altro secret trail. E voi mi odierete, perché mi odiate quando dico che ci sono i secret trail e non vi dico dove sono. Ma volevo chiederti, ma secondo te di ieri qual è stata la scena più bella che abbiamo filmato? Quella con sul furgone con Emiliano. Ragazzi, vi lascio solo uno spoilerino per farvi capire. Allora, siamo qui con l'arboreto, Carlo, fotografo, e Leonardo, meccanico a Miata Freeride, ragazzi. Bella la scrabbata qua. Dai, Albi. Sì, allora, quello piccolo, Albi, lo puoi fare. Quello di lì, Albi, puoi farlo senza problemi anche te. Dai, mostracelo, fammene vedere uno. Vai, molla. Trovati nello studio di Chi Vuole Essere Milionario. Come è atterrato l'arboreto? Lungo. Perfetto, un po' corto, chiamate un avvocato. L'accendiamo? È la risposta esatta, signore. Mostro! Mostro! Che bella ingheppata! A te piace proprio prendere le secche per arrivare al corto, per prendere tutta la secca possibile. Non mi faccio, promesso. Molla, gesti freni, molla! Oh, finalmente! Ci sei? Arrivo! Ok, proviamo a fare anche un table, proprio per cambiare un po' il trick, dai. Com'è? Meglio? Vediamo. Arrivi, sei sulla bici e vai. Da qua giù. Sì, dai. Vai. Oh, perfetto. Andiamo. Posso chiamarti Leo? A voglia. A voglia.
Ok, allora siamo in area jump. Facciamo un paio di saltini. Così Albi prende confidenza un po' con i salti. Adesso provo a seguirlo con la GoPro in mano. Vediamo quanto sono steadicam. Dai, dai, dai. Oh. Guardalo lì. Arrivo, aspetta che c'è un po' di venticello. Buffone. Voglio un commento alboretico, per questo giro di Ma se salti devo concentrarmi. No, ok, concentrati ma... Commento alboretico. Allora, entriamo. Un po' cortini. Un po' lunghini. Un po' inghettini. Parecchi inghettini. Vado. Tu vedi quando tu stacchi, guarda la luce. Sì. È perfetta, che okay. Ti illumina. Ok, boomer, dopo il drop mi passi da, così facciamo tutto il secondo pezzo assieme. Dai, Chicco, c'è droppettaino. Tu passa davanti, poi ricorda di mollare i freni sullo step downino, Non ti voglio vedere ingheppato, Vai, diamogli un po' di spazio. Molla i freni, Albi. Minchia, li ha mollati, oh! No, li ha mollato un cazzo! Secchina le palline? Proviamo questa nera. Questa è una double nera, ragazzi. Oh, qui l'alboreto lo voglio vedere. Non devi pensare che devi evitarle. Ci passi a treno. Vai. Visto? Dov'era la linea? Di qua. Ah, guarda qua. Si passa via easy. Vai, free ride! No, sei sdraiato! Ehi, vai, voglio! Dai, Chicco, sui piedi! No, ancora, ma che cazzo! Attenzione, passaggi... Oh, occhio al cambio qua, Albi! Passaggi segreti! Guardate qua che roba! Che figata! Di qua? Passaggi segreti nelle pietre? Di qua? Boh, io penso di andare di qua. Vai, molla! Vai, vai, vai! Bravo! Dai, dai, dai! Vai, 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 molla, molla, molla! Bravo! Ah, ma sul tecnico comunque sei migliorato, secondo me. Tutto. Sul tecnico sei un po' rigido in fondo. Non mi fai fermo. Passaggi, no, molto più tecnici rispetto a una volta. Invece salti, io non so cosa. Invertito, la sorpresa sta diventando un downhiller. Downhiller. Adesso si prova a fare 100 sul primo e a fare half cover, rientrare e poi passare gli altri. Vediamo di non rompere il cambio. Centello, Street Master. Madonna, che street! Street Master! Come ti chiami? Federico. Vai davanti? Dai, io ti ho visto che sei bello stiloso. Guardalo qua! Lungo! Ok, questa me la faccio tutta adesso. Finalmente la froggy. Me la faccio proprio tutta di un fiato perché è veramente divertente. Assomiglia, ragazzi, un sacco a tipo... alla B-line di Whistler. Guardate che figata. Sulle rampe ci sono le bandierine come a Whistler. Yeah. Ok ragazzi, adesso abbiamo cambiato location dopo aver girato tutto il giorno alla Miata. Siamo venuti in questo secret trail e non posso dirvi neanche questa dove si trova, mi spiace. Tra l'altro è privato, quindi è veramente una figata. Sono salti da dirt trail. Cosa vuol dire trail? Vuol dire che i landing, ragazzi, sono inghiazzati. Sono belli ripidi e molto ritmici. Anche le rampe spingono bello in alto. Da quanto c'è il trail qua? Da qualche mese. Quanto ci avete messo a scippare questa terra? 15 giorni. 15 giorni di lavoro intenso in? 3 persone. 3 persone. Questa non è terra, si può definire cemento, ragazzi. Ma... No, ho una scusa. Sto chiamando la mia ragazza. Sempre al telefono. Ok, adesso GoPro in testa, l'alboreto ci filma qualche lineetta e ci casiamo una bella session che dopo mega grigliatozza. Alboreto, stasera se muore. Stasera ci viene la gotta. Ci viene la gotta, ragazzi. Quindi zero pedalata, ha detto? Zero, neanche puffare.
Ok, si può pompare molto di più, perché loro mi hanno detto non pompare, però diamogli, diamo. C'è il segreto, sì. Nessuno aveva ancora provato l'ultimo. Ti hanno fatto lo scherzo. Hanno fatto lo scherzetto. Pelato. Stiamo iniziando a grigliare, ragazzi. Grigliatone per concludere questo fantastico tre giorni in Toscana alla Miata. Vediamo se ne usciamo vivi dalla grigliatona. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente vi è piaciuto. Ricordatevi che in descrizione c'è il video di Red Bull per vedere la recensione completa del bike park della Miata Freeride. Iscrivetevi al canale che è fondamentale, stiamo crescendo. E io so che tanti di voi guardano il video e non sono iscritti, quindi iscrivetevi che è gratis, vi ricordo gratis. E quando ci vediamo? Nel prossimo video.